Un nuovo test di personalità. Un nuovo scontro. Arnaldo comandato da Wender contro Arnaldo vero. Sì. Una telefonata epica che vi sconvolgerà l'esistenza. Che aspettativa. Siete pronti? Sì. Andiamo. Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta il test di personalità. Testa, test, testa. Only on 105. Testa, test, testa, test. Il test di personalità. Sì, chi è? Pronto? Scusi, non ho capito bene. Pronto? Chi è lei? Guarda che hai sbagliato numero. È impossibile, io stavo lavorando nel mio studio e mi è suonato il telefono e ho risposto: sì, ma a me non me ne frega un cazzo, ha capito? Si figuri a me quanto cazzo mi possa fregare. Chiudi questo telefono e dimenticami. Va bene, salve. Salve. Aia. Questo non si voleva. No. Arnaldo non doveva buttare giù. Eh no. No. Proviamo a richiamarlo. Come si è permesso? A se stesso poi. Michele! La parola d'ordine. Ma si rende conto? Mi rendo conto che mi stai rompendo i coglioni anche oggi. Ehi! Porca la puttana! Impestata maledetta cagna assassina. Michele! Ma chi è lei? Stai parlando con Arnaldo? Ma che cazzo stai dicendo? Ehi! Sono io, Arnaldo, brutto figlio di puttana. Michele, ho già un piede attento, perché io ho degli amici nei vigili, nella squadra speciale, pronti ad intervenire, per venire a prenderti. Mi basta una telefonata. Michele, sì. Guarda che io ero un istruttore di ginnastica. Ma che cazzo vuoi fare? Io ero alpino, ho anche sparato due volte. No! Quindi stai attento. Sì, ma a me non me ne frega un cazzo, ha capito? Qual è ma si può sapere che cazzo vuoi dalla mia vita? Michele, io sto finendo di montare il gufo di legno. No, sono io che sto montando un gufo di legno. Michele, ho la macchina davanti al portone. Quale portone? Dimmi dove stai che ti raggiungo e chiudiamo la questione. Michele, guarda che oggi non mi sfuggi. Ti sbrandello di pugni, pezzo di stronzo. Lo dico io. Ma lei è pazzo. Lei è pazzo. Michele, porta un ombrello perché ti laverai con il tuo sangue. No! Porta un secchio perché ti sbrandellerò tutte le ossa e le darò in pasto ai maiali. Michele, guarda che io ero istruttore di ginnastica e conosco un modo per spegnerti. Michele, io ero un agente segreto negli anni 70. Ho ucciso almeno 4 persone. Cerca di capire che stai rischiando la vita. La pasta col tonno te la devi mettere nel culo. Michele, ma che cazzo stai dicendo? La pasta col tonno te la devi mettere nel culo. Michele, dimmi dove cazzo sei. No! Ho un binocolo da guerra, ti trovo in un secondo. No! Invece sì. No! Ora mi metto gli stivali e ti vengo a prendere. Michele! Ho pagato 600 euro dal carrozziere per il tuo scherzo del cazzo. Guarda che hai sbagliato numero. Pagherai tutto, vedrai. No! Michele, ho le scarpe che stanno tremando. Adesso vedi cosa ti combino. Porco! Porco! Ma porco! Di bastardo! No! Ti chiedo per favore. No! Chiudi il telefono e dimenticami. No! Ti chiedo per favore. No! Michele, davvero, ora basta. No! Porca ti voglio strangolare. No! Ti voglio vedere piangere tra le mie mani. No! Ma devi soffrire come un anguillo. No! Michele, ho già un piede in macchina. La macchina te la devi mettere nel culo. Michele, brutto figlio di puttana. Michele, io sto Michele non posso gridare perché mi stanno bussando nel muro infatti. I vicini. Ma perché continui a chiamarmi? Do un senso alla mia vita. Ma che cazzo vuol dire? Ma sei scemo. No! Adesso chiudo. Perché mi hai rotto i coglioni? Oh, porca Michele! Che capolavoro! Che meraviglia! Ma